Ciao ragazzi, oggi vi parlo della Smart che io ho preso come muletto per la Mini, che è quella che uso prevalentemente per il lavoro. Siccome ogni tanto capita di fare un po' di manutenzione sulla Mini, o in caso possa capitare un imprevisto, per non rimanere fermo col lavoro, ho preso la Smartina che va bene come auto sostitutiva. Va bene per qualche commissione vicino a casa e per qualche piccolo viaggetto. Questa è un 2005 con 700 cc di cilindrata e 61 cavalli, motore benzina. Allora, parliamo un po' intanto di com'è questa macchinetta e di come va. Quindi iniziamo con l'assetto. Allora, ovviamente l'assetto di questa macchinina è rigido ed è una cosa voluta, perché essendo una macchina col passo corto e con il baricentro alto, l'assetto doveva essere necessariamente rigido per evitare degli scarrocciamenti di peso o per evitare ribaltamenti vari. Quindi l'hanno volutamente pensata rigida e tutto sommato hanno fatto bene, perché risulta divertente nei cambi di peso e di direzione. Il cambio, allora, questo è un cambio semi-automatico, nel senso che a scalare scala lei le marce, a farle salire ci penso io spostando avanti la leva. Non è velocissimo, questo si sa, hanno migliorato un po' la velocità nei due modelli successivi, quello del 2007 e quello del 2014, è accettabile senza grandi pretese. Le sei marce, perché ha sei marce, sono divise in modo diverso da una marcia all'altra. La prima e la seconda soprattutto sono corte, e quello è stato fatto per pensare di avere un buono spunto in ambito urbano. Lì serve essere scattanti e quindi le prime due marce devono essere corte. La sesta invece è solo una marcia da riposo, per evitare di continuare a scalare sesta, quinta, quinta, sesta. Mettiamola quando sappiamo che andiamo dai 90 all'ora in su per un certo lasso di tempo. La mia è una PUR. Allora, l'allestimento PUR è quello basico. Con basico intendo che non c'è nulla, non ha il servosterzo, non ha l'aria condizionata, non aveva il contagiri nell'orologio. I due cipollotti, diciamo, del contagiri dell'orologio li ho messi io, perché è una cosa importante capire a che regime di giri si sta cambiando la marcia. Per l'aria condizionata, mettendola in cabrio, si può fare anche a meno finché la temperatura è sui 26-27 gradi fuori. Il servosterzo invece è necessario solo nei parcheggi stretti. Altrimenti, se si accompagna allo sterzo quando si è già in marcia, è molto leggero e non si fa neanche troppa fatica. Da fermo pesa, come pesa in tutte le macchine, anche se qua davanti ci sono delle gommine da 135, quando si è fermi si fa fatica, quindi basta dargli un minimo di abbrivio e sterzare subito dopo e risulta agevole la manovra. Rifiniture, beh, sono molto molto plasticose e sono di una plastica dura. Faccio un esempio: l'altezza del montante qua della portiera è fatto a un'altezza per cui viene comodo e spontaneo appoggiare il gomito. Siccome la plastichina è molto dura, dopo un po' il gomito, se sei a manica corta come me adesso, incomincia a infastidirsi e quindi ti viene di toglierlo. Peccato non aver fatto delle plastiche un pochino più gommate, un po' più morbide, almeno nei pannelli porta. Consumi buoni, buoni. Ho fatto facilmente 20 con un litro senza tirarla troppo.
se la si tira un po' si va intorno ai 17. Il baule è molto ben sfruttabile perché puoi sfruttarlo in tutta l'altezza, che non è poca, e comunque dopo la profondità si può sfruttare ancora un po' di spazio prima di arrivare allo schienale dei sedili. Quindi si riescono a incastrare diverse borse morbide. Comunque il sedile passeggero è ribaltabile completamente a, diciamo, 90 gradi in modo orizzontale, per cui ci può stare anche un trolley di grandi dimensioni dietro, tenendolo di fianco e magari allacciandogli la cintura. Tutte le smart di questo modello hanno un problema al motore intorno ai 100.000 km, cioè le fasce elastiche. Io sto cercando di non tirarla, cioè intorno ai 3.000-3.500 giri massimo le marce le cambio, perché se la tiri con un problema del genere lavorano di più i pistoni e quindi può succedere che vada dell'olio dalla parte delle candele. Se non si sforza il motore, così com'è sta andando bene. Comunque, tirando le somme, io a questa macchinina do un bel 8 pieno. Sono contento, è divertente, ha un bel look moderno, è piacevole da guidare, è praticissima, ovviamente la si parcheggia ovunque. Il motore per quello che serve va bene, il cambio così è anche divertente. Promossa! Video, spero che questo l'abbiate trovato interessante, soprattutto per gli appassionati di smart, che ce ne sono tanti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale cliccando sotto iscriviti.